lei è Luisa Spagnoli, che è quella che ha fatto i baci Perugina. E praticamente questa foto, se la faccio vedere a Mara, mi manda a fare in culo. E poteva mancare a casa Billboard, no. Enrico Nigiotti. Benvenuto! Grazie, come va? Benissimo. Tutto a posto. Stanco ma felice. L'occhietto un po' stanco. L'occhietto non c'è più. Quali sono i tuoi ritmi? Che orari fai? Ma io faccio tutto praticamente. Io mi sveglio alle 7:30 perché ci sono le interviste prima alle 9, ma magari un'ora un attimo per capire dove sono e chi sono, e poi vai a letto alle 3:30 perché tutto il giorno c'è interviste, poi il festival, dopo festival, suoni, insomma, dormo 4 ore, è incredibile. Siamo arrivati alla fase decisiva del festival, sei contento del percorso che hai avuto? Sì, molto. Sono contento perché alla fine ho portato quello che sono io sul palco di Sanremo e sembra che la gente sia arrivato il pezzo io, quindi alla fine l'importante è di Sanremo è che la vede talmente tante persone che cerchi di portare nella tua musica ancora più pubblico di quello che già avevi. Quindi è quello, diciamo, la vera vittoria, e spero che ci sia, ma secondo me ci sarà. Proprio riguardo Nonno Hollywood, che tra l'altro ha un testo meraviglioso, e ti dicevo appunto prima di iniziare l'intervista che la prima volta che l'ho sentita io stessa mi sono emozionata. Quindi un tema caro, il ricordo di una persona cara che è appunto il tuo nonno, però in realtà affronta anche un tema di nostalgia verso un mondo che quelli della nostra età non riescono a percepire più, ne hanno solo un ricordo oppure un racconto che proprio arriva dai nonni. Ti leggo un piccolo passaggio perché tu capisca quello che vogliamo dirti. Allora, nonno, mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile. Centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i nostri dialetti. Ora, tu sei un millennial, abbiamo più o meno la nostra età, come senti questa nostalgia di un mondo appunto che non c'è più, e se ti sei ispirato a Adriano Celentano, che anche lui appunto nei suoi pezzi ha sempre esplicitato questa sua nostalgia? Ma non so, io, cioè, in realtà era una lettera proprio di sfogo al dolore, quindi mi è venuto da dirgli quello, ma era più che una critica o un senso proprio nostalgico, in realtà era proprio una descrizione di quello che c'è adesso, di come siamo noi e di quello che mi raccontava lui.